Il tema del mio intervento è appunto quello di reti a Mediterraneo. Ora, molte cose sono state già dette, quindi le salto a più pari, come questa sulle applicazioni dell'energia elettrica, facendo soltanto un breve accenno al problema, diciamo così, più di stringente attualità, che è quello di a livello planetario, un incremento della domanda di energia elettrica, soprattutto nei paesi che una volta erano considerati paesi in via di sviluppo, ma che oggi vengono chiamati invece paesi emergenti, come Cina, India, America Latina. Soltanto per darvi un ordine di idee, in Cina ogni anno si costruiscono centrali di produzione elettrica pari al consumo annuale italiano. Quindi una dimensione enorme, una richiesta grandissima di energia elettrica, alla quale in qualche modo bisogna fare, in qualche modo fanno fronte. In più, invece, da parte nostra c'è un aumento della domanda elettrica per quanto riguarda tutte le nuove applicazioni, le applicazioni che ITC, pensate alla ricarica alla ricaricare la batteria degli smartphone, i PC, l'utilizzo che sta prendendo, diciamo, piede anche dell'auto elettrica, sono tutte cose che comportano un aumento della domanda. Un aumento della domanda che ovviamente deve essere accontentato oggi rispettando dei parametri che sono quelli di tutela ambientale, ma soprattutto di sostenibilità ambientale, cioè cercare di lasciare alle future generazioni un mondo che abbia, se non maggiori, pari risorse da poter sfruttare. Proprio per questo motivo diventano ovviamente più diciamo, necessario lo sviluppo di fonti, le cosiddette fonti rinnovabili, che ovviamente non sto a ripetere quanto è stato detto in precedenza, comportano una serie di sono composte da solare fotovoltaico, eolico, geotermico, eccetera. E anche parallelamente ai centri di produzione delle reti sempre più affidabili, cioè l'energia prodotta va trasportata, poi va trasmessa attraverso delle reti che devono essere sempre più affidabili. Affidabili in termini di, soprattutto quando si parla di fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili presentano un problema, presentano il problema della non programmabilità, ovvero non sappiamo quando l'eolico potrà produrre energia dal momento che a volte non c'è vento, dal momento in cui il vento non c'è, l'energia non viene prodotta. Ora, tutto questo, salto la parte tecnica della quale non so neanche l'altezza di spiegare, ma tutto questo presenta dei problemi dal livello di spacciamento dell'energia elettrica. Quindi la rete affidabile vuol dire anche fare fronte a nuove sfide tecnologiche, come quella della, non solo della produzione della rinnovabile, ma anche per esempio della generazione diffusa, le cosiddette smart grid, che saranno poi quelle si dice quelle del futuro. Ora, le reti, diciamo, il tema dell'intervento è la rete mediterraneo. La presenza nel Mediterraneo di un dialogo che abbracci anche la parte energetica è, diciamo, data possiamo dire, dal 1995 con l'impulso che viene dalla Commissione europea attraverso il processo di Barcellona. Dopodiché c'è stata una pausa, diciamo, di quasi 10 anni, per poi essere oggi invece ripreso, soprattutto per quanto riguarda i temi di energia, sulla rilevanza dell'abbondanza delle risorse rinnovabili lì presenti e non, facciamo per esempio il gas, e l'ambiziosissimo obiettivo dell'Unione Europea di decarbonizzare completamente la propria energia, la propria economia entro il 2050. Il combinato disposto di queste due cose fa sì che il dialogo euro-mediterraneo si è in qualche modo ripreso. Ora, perché le fonti rinnovabili presenti lì in Nord Africa, nel bacino, in questo, nel Nord Africa siano sviluppabili, ovviamente bisogna che due condizioni siano soddisfatte. La prima è quella che ci siano i centri di produzione, che quindi ci sono le centrali,
per poter produrre energia, e la seconda, che è quella che ci riguarda, è quella di una, della creazione di una rete estesa ed affidabile. Ora, il fatto di poter produrre lì e di poter trasportare dal Nord Africa al continente europeo la l'energia elettrica potrebbe apportare diversi benefici anche al consumatore, tra i quali la riduzione dei prezzi, una migliore affidabilità e una diversificazione degli approvvigionamenti. Non solo, ma c'è anche una forte e notevole riduzione dell'impatto ambientale della produzione di CO2. Ora, il punto è che i paesi del Nord Africa, dal punto di vista della rete e della trasmissione elettrica, presentano un quadro abbastanza frammentato, e questa è la sfida. Mentre l'Europa si è, diciamo, piano piano interconnessa anche dal punto di vista della rete elettrica, in un processo che è stato lunghissimo e che ha portato oggi alla costituzione di una rete elettrica completamente interconnessa, lì ostacoli di natura politica, a volte anche geografica, hanno fatto sì che oggi la rete sia in effetti molto frammentata. Per cui la collaborazione nord-sud potrebbe essere proprio quella ispirata ad un'esportazione, diciamo così, del know-how, di quello che si è fatto in Europa, sull'Europa continentale, per poter interconnettere la propria rete, rendendola più affidabile e quindi consentendo anche a quei paesi di esportare il loro surplus. Perché anche se sono paesi che hanno comunque, presentano una forte domanda, una crescente domanda interna, restano paesi che comunque potranno avere un'eccellenza da esportare, soprattutto verso l'Europa. Dicevo, l'esperienza europea si è concretizzata nell'istituzione di diverse associazioni e diverse associazioni tra i vari operatori della trasmissione elettrica, l'ultimo dei quali è ENTSO-E. ENTSO-E è proprio l'European Network dei TSO, degli Electricity Sector, che è stata costituita nel 2008 sul regolamento della, che poi è diventata vincolante con un regolamento della Commissione europea, e che è composta da 42 gestori della rete elettrica europea appartenenti a 34 paesi. È un'esperienza unica dal punto di vista non solo delle interconnessioni fisiche, ma soprattutto dal punto di vista del dispacciamento sulle reti interconnesse, che dispacciamento di energia elettrica sulle reti interconnesse, cioè come far viaggiare questa energia elettrica in una rete che non è solo più nazionale, ma è continentale. Quindi un'armonizzazione di tutte le regole che attengono al transito dell'energia tra i vari paesi. All'interno del Nord Africa e dell'esperienza, diciamo, dello scambio di esperienze tra Nord Africa ed Europa, si sono costituite varie associazioni, alcune di stampo più industriale, come Desertec, che è quella che mira a fare della sponda sud del Mediterraneo un bacino di produzione solo ed esclusivamente da solare. Un'altra è quella di NetGrid, che è nata nel 2009, invece più focalizzata sulle infrastrutture elettriche. Poi NetRing, che invece è stata costituita su spinta della Commissione europea per la realizzazione di un anello elettrico mediterraneo che dal Marocco unisca tutti i paesi del bacino del Mediterraneo, passando anche per quelli del Medio Oriente. E l'ultima nata nel 2011 è RS4Med, che invece si occupa dello sviluppo delle rinnovabili nel bacino del Mediterraneo. Questo per darvi un po' un'idea di quelle che sono le associazioni e le aziende che si occupano di non solo di trasferimento, soprattutto di trasferimento del know-how e anche di uno sviluppo industriale. Tra le due sponde del Mediterraneo. E poi ultimamente, proprio su spinta di Terna, è nato Mezzo. Mezzo è l'associazione dei gestori dei gestori delle linee di trasmissione del Mediterraneo, e
promuove appunto, i cui obiettivi principali sono l'integrazione dei sistemi elettrici del Mediterraneo, l'esercizio della rete interconnessa, come vi dicevo, non solo conta l'infrastruttura, conta anche e conta moltissimo come si esercisce l'infrastruttura interconnessa, e il coordinamento dei piani di sviluppo delle reti interconnesse e la realizzazione delle piattaforme internazionali per lo scambio di energia. Quindi quest'ultimo punto è quello che attiene di più al mercato. L'importante qui sottolineo soltanto la collaborazione attraverso l'Energy Community Treaty, che è un trattato al quale i paesi dei Balcani hanno autonomamente deciso di aderire, che intende, attraverso il quale si intende instaurare una cooperazione per l'acquisizione, per l'integrazione dei mercati e soprattutto per l'acquisizione di tutto l'acquis communautaire in materia, quindi tutte le leggi comunitarie in materia di energia elettrica. È un po' come se parallelamente al nostro percorso europeo anche questi paesi che non fanno parte, o almeno non tutti, sono la Croazia l'anno prossimo, questi paesi che ancora magari hanno lo status di osservatori oppure che lo status di paesi che aderiranno all'Unione Europea, hanno deciso autonomamente di incorporare, diciamo così, tutte le leggi che tutti quei regolamenti e quelle direttive che l'Unione Europea ha posto in essere per migliorare la qualità del mercato e instaurare un vero e proprio mercato. Cito come ultima cosa dal punto di vista di un progetto prettamente industriale il cavo che Cerna ha progettato e realizzerà nei prossimi anni, che è il cavo di interconnessione Italia-Montenegro, che è proprio una struttura appunto fisica che interconnetterà il sistema elettrico italiano e il sistema elettrico montenegrino, che sarà quindi occasione di scambio proprio tra le due sponde del bacino mediterraneo. Spero di essere stato esauriente.